Venditalia 2014, come ormai ad ogni edizione, siamo allo stand dell'Acqua San Benedetto e siamo qui con Vincenzo Pozzi, il direttore commerciale per le vendite in Italia su tutti i canali. Vincenzo, buongiorno e benvenuto sugli schermi di VendingTV.it. Buongiorno, buongiorno a voi. Per noi è sempre una conferma essere presenti alla Vending Italia. L'anno scorso, due anni fa, perché ci ricordiamo che poi c'è stato ovviamente la Vending Cruise, dove abbiamo partecipato anche lì. Quest'anno ovviamente per noi è importante, in quanto essendo un canale dove noi sviluppiamo volumi importanti, addirittura teniamo una leadership su tutto il settore delle bevande, dell'acqua minerale, le bibite piatte, le bibite gassate. Per noi è importante essere presenti a questa ovviamente fiera della Vending Italia. Diciamo intanto che nella scorsa edizione voi avete presentato una serie di prodotti, dei formati nuovi, non mancano mai le novità con voi, che hanno avuto il lancio proprio nel corso di questa manifestazione. Quest'anno diciamo che Venditalia vi ha portato anche fortuna, perché avete realizzato un prodotto che a mio parere è assolutamente strepitoso e che è stato pluripremiato. Parliamone, Vincenzo. Sì, noi, come giustamente diceva lei, già due anni fa abbiamo ricevuto un premio che ovviamente era legato al discorso del Package for Vending sull'acqua, sul progetto Go Green. Quest'anno, come possiamo vedere, abbiamo ovviamente questa novità, che è ovviamente un contenitore, che è un pouch da 0,20, dove noi ovviamente lanciamo due referenze che sono, una ovviamente il nostro tè nel gusto limone pesca, e poi lanciamo anche delle bibite piatte nel marchio Osis. È un prodotto innovativo, un prodotto molto interessante, giocoso, su un target molto del bambino, quindi siamo anche soddisfatti e contenti di aver ricevuto anche qua un altro ovviamente premio che metteremo all'interno della nostra bacheca. Quindi per noi questo è un prodotto molto interessante, perché ovviamente è un prodotto da 0,20 con cannuccia, quindi con un prodotto che è pouch, quindi che è in linea un po' con anche un target molto legato al bambino. Io direi, per essere ancora più specifici, che ci sono tre caratteristiche importanti di questo prodotto che è stato premiato proprio in questi giorni dalla Confida per il Packaging for Vending. Da una parte c'è questa parte gonfiabile che funge, se vogliamo, da brocca, no? Da manico, come se fosse una piccola brocca. Dall'altra c'è questa cannuccia che è allungabile, sembra piccola così, ma in realtà si tira e diventa, esatto, è telescopica e quindi raddoppia le sue dimensioni. E infine, ma non ultima, è perfettamente protetta attraverso il packaging, che va di fatto a fare concorrenza al prodotto più consumato di altra azienda per quel target proprio specifico, nel secchiellino, diciamo così. È però candidato a essere certamente il valido sostituto, vuoi per qualità, vuoi per maneggevolezza, vuoi per robustezza e soprattutto perché occupa pochissimo spazio. Sì, in effetti questo è un po' il successo di questo prodotto, che noi contiamo ovviamente di ottenere, perché è un prodotto molto pratico, molto giocoso. Questo è posso cominciare a venderlo, insomma, mi assumete come rappresentante? Ottimamente, perfetto, hai passato l'esame, la prossima volta senz'altro sei passato la candidatura per andare a vendere il nostro prodotto. Grazie mille. Allora io mi aspetto mandato e mi raccomando, preparate il contratto. Amici, grazie per averci seguito negli ultimi 5 minuti. Vincenzo, grazie per aver accolto il mio invito per andare a presentare questo nuovo prodotto che San Benedetto ha proposto al mercato della distribuzione automatica qui a Venditalia 2014. Poni pure un saluto agli amici di VendingTV.it, per i quali da oggi non sei più un volto sconosciuto. Grazie a voi e speriamo di venderne talmente tanto per essere un volto ancora più conosciuto nel futuro. Grazie a voi.
Venditalia ha portato fortuna a al packaging di questo prodotto, porterà fortuna anche a voi certamente e a te nello specifico per essere riuscito a presentarlo nel modo giusto. Vincenzo, grazie, grazie ancora. Amici, sono ancora in giro per presentare delle novità, mancano 4 ore al termine della chiusura di questa edizione 2014 di Venditalia. È arrivato il momento di dissetarsi un attimo con dell'ottimo tè San Benedetto e continuare saltellando per gli stand cercando di documentare quanto più possibile in termini di novità esposte dalle aziende presenti qui in questa 4 giorni milanese. Fabio Russo per VendingTV.it insieme a Vincenzo Pozzi, direttore commerciale di San Benedetto SPA. Grazie a voi, arrivederci, buona giornata a tutti. Noi continuiamo.